Eli Sarnataro per Marte Sport Live sulle prestazioni di Raspadori e di Lorenzo, sulle condizioni di Lobotka e molto altro. Partiamo! Come dice Bruno da Zurigo, mi pare, è finita la pacchia, Dario è tornata Emanuela. E così, buongiorno Emanuela Castelli, buongiorno. Grazie a Bruno da Zurigo. Bruno da Zurigo ti sei ha capito per proprio perfettamente cosa. La situazione mia del martedì e di giovedì. Buongiorno grande anche da parte solidarietà mia. A Dario Sarnataro, buongiorno anche a da parte tua. Sei tu l'artefice certo, della no, mia. Ma io ovviamente sono ironica, ovviamente salutiamo Gigi Soriani in regia, l'hai salutato? Io saluto Diego La Grassa che dall'altra parte che mi capisce no, di più su questo aspetto no. Qui 339-666-9990, allora aggiornamenti su Stanley Lobotka, perché il calciatore atterra oggi a Napoli e quindi tra stasera, più probabilmente domani mattina, farà gli esami strumentali. Non dovrebbe essere niente di grave, questo arriva da fonti slovacche, non dovrebbe essere niente di grave, il che ci fa piacere fino a quando non avremo, diciamo, l'esito dell'esame. Capire che non è un infortunio molto grave, però è chiaro che vederlo in campo ad Empoli a questo punto sembra davvero molto complicato. Peccato, speriamo che sia davvero una cosa che può risolversi in 6-7 giorni. Ovviamente io spero che ce la faccia anche a Empoli, però sembra davvero che non sia che non sia possibile un recupero così lampo, anche per motivi di precauzione. Ma a questo punto rimandiamo tutte le analisi e i commenti a quando avremo appunto l'esito degli esami di Stanley Lobotka. Questa sera in campo gli scozzesi e quindi cerchiamo di fare gli scongiuri del caso. E intanto il Napoli si prepara a tornare ad Empoli, ne parliamo tra un pochissimo con tanti ospiti, anche con chi conosce bene D'Aversa, perché c'è, tra D'Aversa e Conte c'è un rapporto ormai consolidato di amicizia. Eh sì, un rapporto consolidato. Intanto arrivano proprio dalla televisione slovacca delle notizie riguardanti degli aggiornamenti riguardanti Lobotka. Pare che appunto il moderatore della TV slovacca Lavena abbia parlato di tendini del ginocchio tesi che però non si sono strappati e la previsione sarebbe di un paio di settimane per il completo recupero del calciatore slovacco. Ovviamente però attendiamo l'esito degli esami strumentali, come dicevi poco fa. Ripeto, notizie di qualche minuto fa, esatto. Non dovrebbe essere niente di grave, fonti slovacche, esatto. Però è chiaro che tutto è rimandato a post esito dell'esame. Antonio Giordano, buongiorno. Buongiorno a voi, sono qua. Film Gazzetta dello Sport, caro Antonio, si parlava di Lobotka, è chiaro che solo domani capiremo come sta e diciamo che bene che vada salta solo a Empoli. Io mi accontenterei, diciamo, ecco. Sì, io un caso del genere, però io faccio il giornalista, quindi è anche male, né l'allenatore né questo tipo di attività, sono dei cauto, visto che dopo arriva un periodo abbastanza lungo, non c'è la necessità di forzare, c'è la possibilità di giocare con Gilmore, credo che convenga al giocatore, anche alla società e anche alla nazionale slovacca. Intanto continuano a esserci proseliti e corteggiatori per la nostra Castelli, perché Antonio, che già si è candidato peraltro, anche con tutta la serie di cose, lui è con il lavoro che fa eccetera, ha scritto: il nuovo look di Emanuela la rende ancora più affascinante, se mai ne fosse stato possibile, il solo ascoltare la sua voce mi svolta la giornata in positivo ormai. Grazie. Mi sento molto Marta Flavio. No, quando sì, va tutto bene. No, ma li leggi tu, no? Facciamo già stabilire la data. No, assolutamente ti ringrazio. Ringrazio il dottore e vado avanti. Dolcissimo, il ringraziamento di Emanuela. No, dai, ma io tenerissimo. Vorrei parlare del Napoli Calcio, che penso sia un argomento che interessi molto di più alla trasversalità dei nostri ascoltatori. Sì. Vado a leggere quello che è capitato tra due canaglie. Lo so, perciò però io mi difendo bene. Quindi ecco. Empoli Monza 0-0, Roma Empoli 1-2, quindi l'Empoli ha fermato la Roma all'epoca di De Rossi, Bologna Empoli 1-1, Empoli Juventus 0-0, con il Cagliari l'Empoli ha vinto per 2-0 fuori casa, poi con la Fiorentina 0-0 e ha perso soltanto, riferendoci alle big, ha perso soltanto con la Lazio per 2-1. È una squadra temibile quella di D'Aversa. Per 2-1 a 7 dalla fine su un'invenzione, esatto, di Pedro. Di Pedro, no? Sì. Sì che lo è. Però è una squadra seria, dimostra per quello che ha fatto. Una squadra di contenuti tecnici, tattici, anche caratteriali, non me lo aspettato, devo dire la verità, e invece ha sorpreso
continuano a fare quello che sanno fare meglio, che è progettare attraverso delle idee nuove che appartengono alla sana provincia. Eh sì, è così. Antonio? Sì, ci sono. Ecco, allora, si era perso un attimo. Ricordo il modo per interagire con noi: 339-666-9990 per i vostri messaggi e anche domande per Antonio Giordano. Io faccio un piccolo passo indietro su Italia-Israele 4-1, doppietta di Lorenzo. Tra un po' ascolteremo anche un estratto dell'intervista di Lorenzo che fa riferimenti alla scorsa stagione. Io però, più che di Lorenzo, vorrei parlare di Raspadori. Ti è piaciuto? Che può fare, che può dare a questo Napoli? È ancora Jack Raspadori, che è sempre un tema che, non dico ci divide, ma che è sul banco del dibattito, perché non si riesce a capire il ruolo reale di Raspadori in questo Napoli, quale possa essere. Per me continua a poter fare tante cose, la prima punta, la seconda, l'esterno, ha dentro di sé la capacità per potersi imporre, ancora 24 anni, non dimentico quello che ha fatto fino ad oggi, perché dentro lo scudetto c'è anche qualcosa che gli appartiene. È certo che se c'hai Lukaku davanti fai fatica, e lui ha sempre avuto davanti a sé qualcuno, tranne a Sassuolo. Prima era Osimhen, ora è Lukaku, e se c'hai Osimhen e Kvara, o c'hai Lukaku e Kvara, inventarti una vita nuova, ma anche per l'allenatore, imbarazzante. E quindi, però, per me delle qualità tecniche di assoluto livello. Quindi non te ne priveresti mai a gennaio, per esempio, di Raspadori, fermo restando che il Napoli non ci pensa proprio, a quanto ne sappiamo? No, questo è un altro discorso che riguarda tanto Raspadori quanto il suo management, quanto il Napoli stesso per l'investimento che ha fatto, quanto eventualmente le proposte che potrebbero arrivare. Io provo a giocare, tanto è un gioco, spero che non ce lo traducano come qualcosa di più o meno attendibile. Non vogliamo essere, non abbiamo questa pretesa, ma se ti chiama De Zerbi, poi lo richiamo poi dentro dell'anima, ti prende, no? O se ti chiama una squadra che ha necessità di avere un giocatore come te, che sia la spada, la Spagna, che sia dal, le cose possono cambiare, certo. Noi non sappiamo quello che può succedere, bravo, e se cambiano bisogna prenderne atto e accettarlo, ecco. Eh sì. Francesco ci scrive al 339-666-9990: De Laurentiis a gennaio, per gli interessi del nostro Napoli vendi Kvaraskhelia prima che scemi il suo valore, accetta 100 milioni di euro, affare stratosferico. Che cosa ne pensi, Antonio? Signori, sto male. Che è successo? Abbiamo un'altra domanda. Ah, va bene, va bene. So, su Kvara non è, no. Su Kvara è abbastanza sensibile. La palla corta, come si dice. No, vendere Kvara a gennaio. Beh, sì, effettivamente. Come si chiama il nostro amico? Francesco. Francesco, sì. Francesco, vogliamo tutti bene, un sacco di bene. Porti un nome bellissimo. Però a quest'ora qua queste cose si dicono, è ora di pranzo. Rimane tutto sullo stomaco. Ammesso che poi arrivi questa offerta a gennaio per Kvaraskhelia, no, ma pure che ti arriva l'offerta di non esiste per gennaio. Penso che Conte non sia attacco in diretta. No, io sono d'accordo con te, Kvaraskhelia è intoccabile, no, per me. Gli sto dicendo, sto cercando di interpretare, di declinare anche il messaggio di Francesco, assolutamente sì. Intanto io ti devo fermare, caro Antonio, perché c'è la pubblicità, però resta con noi perché c'è un altro ospite dopo che conosci molto bene. Parliamo ancora più nello specifico di Empoli-Napoli, anche della prestazione di Lorenzo, vero Emanuela? Eh sì, ne parliamo tra qualche istante. 339-666-9990, continuate a scriverci, a mandarci i vostri vocali, vi ascoltiamo tra 2 minuti e 13. Dario, ti uccido. Perché io ho fatto? Pubblicità, vai, vai. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Ok, qui scatta la rissa verbale, no, secondo me. No, non perché stavi cantando prima, no, lasciamo perdere le conseguenze sul meteo, ma perché Francesco insiste, caro Antonio Giordano, e scrive: anche io voglio bene tanto, ma Kvara per me non è quello che tutti gli addetti ai lavori credono, ma come non lo fu Zielinski, puri abbagli. Vabbè, oggi proprio stiamo in difficoltà. Antonio, calma, con calma rispondi all'amico. Respira.
30. Ha toccato proprio quei due che non doveva toccare. No, voglio dire, allora, Francesco, bello lo frate, direbbe un amico. Ecco. Cioè, tu mi vuoi ognuno di noi c'è un debole, no? Io ce ne ho tre. Uno è Beretta, l'altro è Clara e l'altro è Zivischi. Cioè, se poi... Attenzione, chiediamo a Francesco cosa pensa di Meret. Questo poi può finire pure ammazzandola per te, ecco. Intanto, guarda, parliamo di Empoli-Napoli, della Serie A, magari anche di Quaraschelia e di Raspadori con Enzo Gambaro. Ciao Enzo, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Ascoltavi il collega della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano, che si stava arrabbiando perché un nostro ascoltatore mette in dubbio la qualità di Quaraschelia e di Zilischi. Sì. Ah, l'ho solo minacciato. Ecco, quindi più di una rabbia. Caro Enzo, ma Quaraschelia è un giocatore che cos'ha secondo te in questo momento? Se ha qualcosa in questo momento? Ma certamente Quaraschelia, secondo me, giocando da seconda punta, è chiaro e evidente che probabilmente i movimenti dalla seconda punta ancora non credo che li abbia, non so se mai riuscirà ad averli un giorno, perché comunque lui credo che ami avere particolarmente il riferimento della linea di bordo campo e da lì cominciare le sue giocate, che poi 8 volte su 10 vanno ad accentrarsi per andare alla conclusione o ed eventualmente al passaggio per l'esterno dall'altra parte che entra dentro. È chiaro che comunque è un giocatore sicuramente di qualità, e però questo non ha indotto Antonio Conte a stravolgere i suoi piani tattici, no? Perché il sistema di gioco, chiaro, ci fosse Maradona, con Maradona puoi giocare come vuoi, siccome Quaraschelia non è Maradona, è un giocatore bravo, che però è lui che deve adattarsi al nuovo sistema di gioco. Però tutto sommato credo che stia facendo una buona stagione, non eccezionale. Poi, se vogliamo parlare dei vari rinnovi, le richieste, via dicendo, questo è tutta un'altra musica. Cioè, obiettivamente, se le richieste dei giocatori di oggi 8, 9, 10 milioni di euro netti all'anno, pensate voi che cosa avrebbe potuto chiedere a Maradona? Minimo un miliardo di euro netti all'anno. Ecco, bravo, sono d'accordo con te. Insomma, noi queste parti diciamo che il primo, diciamo, della storia di tempi come calciatore è stato Pelé, perché Maradona è fuori classifica, cioè addirittura sopra, diciamo, le classifiche. Sì. Quindi, per come la pensiamo noi. Parliamo anche di Lorenzo, anche con Enzo Gambaro e con Antonio Giordano, perché Antonio ieri di Lorenzo ha detto, tra un po' lo ascoltiamo pure, l'annata c'è stata storta, adesso col Napoli, anche con Conte, stiamo risalendo. Il doppietto in nazionale ne certifica il ritorno a tutti i livelli di Giovanni Di Lorenzo, vero Antonio? Sì, la doppietta, ma anche la prestazione, certo. L'interpretazione, la capacità di alleggerirsi di certi pensieri che certo avevano travolto anche lui. A me per esempio non era piaciuta nella precedente partita, però pensare che debba un giocatore poi convivere sempre con un marchio, a volte dal punto di vista psicologico anche infamante, sì, mi dà fastidio. Cambiano ogni 3 giorni le condizioni e le prestazioni, e bisogna avere l'onestà di ammettere che altrimenti sono solo pregiudizi. Sì. Ma il pregiudizio non piace. Eh sì. A Gambaro volevo chiedere invece, il Napoli con i nuovi acquisti voluti fortemente tutti da Antonio Conte ha guadagnato in centimetri, ha guadagnato anche in struttura fisica, in muscolare, quanto è importante questo apporto, l'apporto muscolare per il gioco di Antonio Conte rispetto a quello che poteva essere per quello di Spalletti o addirittura in precedenza per Sarri? Ma Napoli parte da un presupposto che non gioca le coppe europee, abbinato ad una squadra comunque forte, perché non dimentichiamo che 6, 7, 8 elementi 2 anni fa hanno vinto uno scudetto, diciamo, in maniera molto importante, e aggiungiamo l'allenatore Conte, che da questo punto di vista è un allenatore molto stimolante. Quindi allenatore stimolante, non si giocano le coppe europee, tutta la settimana si può lavorare su tutte le tematiche del caso, grandi allenamenti fisici atletici, con una campagna acquisti che appunto è stata supportata da questo, perché voglio dire, i giocatori che sono arrivati atleticamente sono molto forti, quindi vuol dire che il Napoli quest'anno deve lottare fino all'ultima giornata per lo scudetto. Se ciò non avvenisse sarebbe un fallimento totale, parliamoci chiaro, perché il Napoli è stato strutturato
per lottare per lo scudetto. La squadra migliore sulla carta è l'Inter, che però comincia ad avere dei problemi soprattutto nel reparto difensivo, quindi fase difensiva e reparto difensivo quest'anno sono lontani parenti di quelli degli anni scorsi, perché non è stata rinforzata adeguatamente la difesa con un giocatore di 25 anni rapido e veloce in grado di recuperare eventualmente quando la palla va alle spalle. Milan sicuramente strutturato per lottare per lo scudetto, però difficoltà tattiche, difficoltà di sistema e difficoltà di alcuni presunti grandi calciatori che poi tanto grandi non sono, di rendimento e altro. Cioè, quindi, non hai fatto il nome, Napoli, ma si è capito che ti fece Leao, eh. Sì. Comunque. No, in generale sto anche dicendo, Hernandez, oggi, basta fare tre partite e fate bene, certo, in Italia, no, in Italia di fenomeni non ce n'è neanche mezzo. Detto questo, la Juve invece, però, il Napoli quest'anno deve lottare fino all'ultimo per lo scudetto, perché sennò veramente è un fallimento, anche perché Napoli ha speso tanti soldi su una squadra già forte di base. Quindi mi stai dicendo, Enzo Gambaro dice, chiedeva ad Antonio Giordano se è d'accordo, che se Napoli, per dire, arrivasse quarto stiracchiando, cioè in modo all'ultimo secondo difficoltoso, non sarebbe un campionato giusto, sarebbe fallimentare. Antonio, sei d'accordo? No, sono meno tranciante di Gambaro, anche se la penso come Gambaro, nel senso che per me il Napoli è una squadra che può giocarsi lo scudetto, ma ha le qualità per farlo, ha un organico di grandissimo livello, ha un allenatore straordinario, e quindi se metti tutto questo assieme viene fuori una miscela che è esplosiva, e dopo l'Inter c'è il Napoli per me, anche prima della Juve. Io sono contento, non perché poi, come dire, lusinga la mia autostima, quando sento dire che il Napoli è una grande squadra, l'abbiamo detto sempre, anche l'anno scorso, anche quando perdeva, le grandi squadre vivono un periodo di involuzione, ma il Napoli è una grande squadra da 10 anni, negli ultimi anni è diventata ancora molto più forte di quello che sembrava. Mi pare di capire che Gambaro la pensi come me, e se lo dice lui, che il calcio l'ha vissuto da dentro, non da noi che lo guardiamo dal buco della serratura, mi verrebbe da dire. Il Napoli ha un organico da grande squadra. Sì, Empoli. Sì, prego. Volevo chiedere a Gambaro una riflessione invece sul mercato della Juventus e sulla competitività che potrebbe raggiungere la squadra di Thiago Motta proprio in ottica scudetto. Ma allora, Thiago Motta ha ereditato una squadra ridotta praticamente a zero, arrivava da 3 anni, secondo me, di poche idee e anche di situazioni sicuramente, tatticamente parlando, per conto mio non eccezionali, quindi è stata fatta, diciamo, una campagna acquisti soprattutto andando a toccare un reparto che era considerato sicuramente molto debole per una grande squadra, quindi è stato investito tantissimo nel centrocampo perché necessitava quello, chiaramente non è che potevano spendere 1 miliardo di euro. Io dico una cosa, la Juventus per me non è da lotta a scudetto perché al momento non ha i ricambi per poter competere per la lotta a scudetto, però avendo un allenatore molto bravo, avendo dato già da subito una grande fase difensiva, adesso si aspetta lo step successivo, centrocampo e poi eventualmente anche il reparto offensivo, dove sugli esterni ha dei giocatori che possono fare la differenza. L'unica pecca, è chiaro, che ha solamente un centravanti. Loro, a mio avviso, non hanno comprato un Vince Vlahovic perché speravano e pensavano che Milik non si infortunasse nuovamente, perché se così non fosse avvenuto Milik sarebbe stato a disposizione proprio in questo mese, quindi avrebbe fatto la sua parte, perché comunque a parte infortuni a parte è un ottimo elemento. Quindi non reputo la Juve da scudetto perché non ha il supporto della panchina soprattutto nel reparto offensivo. Enzo, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, alla prossima, grazie per questo davvero intervento. Grazie, un saluto a tutti voi e ai vostri ascoltatori, ciao. Grazie davvero, Enzo Gambaro, ex terzino del Milan, del Napoli, del Parma. Caro Antonio, ti salutiamo. Intanto si sono scatenati i nostri amici ascoltatori sul tema Kvaratskhelia, perché quest'altro amico dice, così se ne va più sereno Antonio: Kvara, buona stampa, ma è semplicemente un buon giocatore, niente di più. Renato, ragazzi, ma come fate pensarla così? Poi può piacere di più, può piacere di meno, ma il talento di Kvaratskhelia è indiscutibile, ragazzi. No, ma vorrei chiedere in base a cosa questi giudizi così trancianti su un calciatore. Non tutti la pensano così, ci sono altri. Prego. Io sono convinto che abbia ragione l'ultimo verde. Guarda, veramente buona stampa, me ne accorgo tutte le mattine quando apro tutti i giornali, lo vedo su tutto, da Mondo Deportivo all'Equipe, alla Gazzetta, gli dedicano
tutto il, quello che merita un calciatore del suo livello, quando fa grandi cose. L'anno scorso 11 gol e 9 assist. Una stagione tremenda, terribile. 2 anni fa 14 gol e 15 assist, MVP della stagione. Quest'anno, in cui state storcendo il muso, amici cari, è già MVP di settembre. Non gli è bastato fare nulla di più di quello che sa fare, anzi molto di meno. Cavara rientra tra i grandi calciatori. Fatevene una ragione, poi dopo continuerete a sorridere. Ah, quello sicuramente. Antonio, grazie, un abbraccio, grazie. Buona giornata. Vi saluto a Quara. Ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente noi critichiamo quando Caccaro non gioca bene, come per esempio col Como, anche se poi questo amico scrive una cosa sul Como, no? Gennaro da Londra, Non so, ma qualcuno ha notato, tanti messaggi, che la partita col Como è cambiata con il suo sacrificio, esatto, quando è stato arretrato per coprire su Sergi Roberto e Strefezza. Ma ragazzi, è indiscutibile, a me col Como non è piaciuto, però è indiscutibile la straordinaria qualità e il talento di Quicio. C'è Alfredo Mazzei che invece dice: c'è Emanuela giù le mani da Kvara, e poi ti lancia un messaggio di solidarietà, resisti. Insomma, grazie. No? Come diceva Benedetto Casillo in Così parlo bella vista. Invece c'è Francesco che dice: meraviglia è come sia stato possibile eleggerlo migliore. Ma non è che se tu la pensi in un modo, tutti lo pensano come te, amico. Se invece molti la pensano nell'altro modo, forse dovrebbe venirti il dubbio che non sei sul giusto. Sulla giusta direttrice. Gambaro, forte, più chiaro di così, scrive questo amico. Sì, è vero, Enzo è molto bravo. Devo dire ancora, messaggio anche vocale, sentiamo giusto uno e poi andiamo in pubblicità, eccolo qua. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Vi faccio come sempre i complimenti, siete fantastici, specialmente questo terzetto qua. Ma abbiamo fatto diventare una Pippa Ancelotti a Napoli, figuriamoci qua Raschelli, Zelischi, Ombretti, poi erano bravi, dai. Qua siamo nel surreale, forza Napoli. No, perché si arriva poi al tormentone, grazie Mimmo, si arriva al tormentone, all'accanimento in un senso o nell'altro per certi calciatori. Vabbè, tra un po' parliamo di D'Aversa e di Conte, questo rapporto tra i due allenatori di Empoli e Napoli. Mi fermo qui, altrimenti Emanuela si arrabbia. Prego. Guarda Dario, se io veramente faccio una petizione, salvate la Castelli. Ah, è assolutamente questa la giusta prospettiva, certo, quella in cui incanalarsi. 339, tra poco esco come le ragazze pompon. 339-666-9990. Continuate a scriverci, vi leggiamo dopo la pubblicità, 2 minuti e 21 secondi e siamo da voi. Almeno io, non so dove. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci tornati. Allora, D'Aversa e Conte, questo binomio, questa amicizia più che altro consolidata e partita di anni Siena, ne parla oggi in una bellissima intervista proprio al tecnico dell'Empoli, il collega del Corriere della Sera, Simone Golia, che saluto e salutiamo. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzi, grazie per l'invito e per i complimenti. Grazie a te per essere con noi. E al di là di quello che ha detto, magari approfondiremo anche con Emanuela Castelli, le parole espresse da D'Aversa, come ti è parso, come l'hai sentito il tecnico in vista anche di Empoli-Napoli, di questo confronto con Conte? Beh, la sensazione è che a Empoli tutto si sia un po' incastrato alla perfezione, nel senso che si sono trovati a vivere diciamo la stessa esperienza nello stesso momento allenatore e giocatori, perché l'allenatore D'Aversa arrivava dopo forse la pagina più brutta, no, della sua carriera calcistica, quell'episodio, la testata a Henry del Verona che gli è costato il licenziamento, e soprattutto un'etichetta di uomo violento che non gli corrisponde. E quindi aveva questa fame di riscatto che corrisponde alla fame di riscatto che hanno anche diversi ragazzi dell'Empoli, che è la quarta squadra più giovane del campionato e che, nonostante questa gioventù, ha comunque già tante storie al suo interno. Io penso per esempio a Vasquez, il portiere che hanno preso dal Milan. L'Empoli è la seconda miglior difesa del campionato, solo dopo ha preso più gol solo della Juventus. Quindi è un portiere che non si era mai visto, no? A Milano non aveva mai giocato, ha 26 anni, quindi è arrivato in Serie A anche un po' più tardi rispetto al previsto, ma è un portiere completo.
un portiere che sa parare i rigori, un portiere forte fisicamente, reattivo tra i pali, che sa giocare bene con i piedi, e quindi sta vivendo un po' il suo riscatto personale, ma così come lo sta vivendo, per fare un altro nome, Viti, il difensore giovanissimo, a un classe 2002, che ha esordito in Serie A a 19 anni, poi ceduto, ha preso d'oro in Ligue 1 in Francia, poi tornato in Italia fra mille difficoltà con il Sassuolo, e adesso a Empoli, che è casa sua, si sta riscattando. Quindi ecco, la sensazione è questa, è di un uomo molto maturato, di un uomo un po' temprato da quello che gli è successo, ma che ha a disposizione ragazzi che a sua volta stanno vivendo la stessa fase di vita. Infatti un aneddoto che mi ha raccontato è che già in ritiro ha avuto questa sensazione, cioè di una squadra disposta a lottare veramente fino alla morte per non prendere gol, per fare il risultato. Mi ha detto: non sono mai andato a letto preoccupato. Ecco, questo è un po' lento. Non è poco. Direi di sì. Nella bellissima intervista, tra l'altro anche molto intima a 360 gradi ad Aversa, viene fuori ovviamente il rapporto fraterno con Conte, anche qualche aneddoto interessante, no? Di quando lui era giocatore e ricorda che agli ordini di Antonio Conte aveva fatto una preparazione, leggo testualmente, da Marins: mai sofferto così tanto. Quindi non era secondo, quindi, i decani, mi pare. Quindi poi dopo addirittura. Appunto, quindi figuriamoci poi dopo. Sì, è vero, è vero. Poi è un uomo che ormai è nel mondo del calcio da 35 anni, quindi se lo dice vuol dire che veramente è vero, e si rende l'idea un po' di questa preparazione. E poi appunto racconta, no, nell'intervista, che il Siena, neopromosso, pareggia Udine, l'Udinese comunque di Natale, un Udinese che ha fatto anche preliminari di Champions, no? Quindi un risultato per una neopromossa eclatante, tutti contenti nello spogliatoio, Conte curioso perché vedeva in loro un potenziale che neanche loro percepivano, e infatti poi sono degli aneddoti, dei racconti che ci dicono un po' tutto, no? del mister, di Antonio Conte, l'uomo che non a caso, quando c'è da ricostruire, viene chiamato, un uomo che ha vinto lo scudetto con la Juventus, è arrivata settima l'anno prima, col Chelsea addirittura è arrivato decimo. Chissà adesso con il Napoli cosa riesca a fare, però ecco, se D'Aversa, uomo molto sincero e soprattutto grande amico di Conte, e sappiamo bene quanto a Conte dia fastidio, no? Essere un po' etichettato adesso come papabile diciamo concorrente per lo scudetto, ma se D'Aversa nonostante questo ci dice che il Napoli lotterà fino all'ultima giornata, e chissà che magari anche fra loro due non ne abbiano un po' parlato, no? Infatti pare che abbia detto Inter e Juve e poi c'è il Napoli, esatto. Una cosa del genere, per tenere non troppi riflettori accesi. Ma proprio su questo, Simone, prima di salutarti, l'amicizia, chiaramente in campo doveva salvare l'amicizia con Conte. L'amicizia con Conte, domenica, visto come vivono le partite entrambi, un grande grinta, Conte in particolare, ma anche D'Aversa, che segue la propria squadra passo dopo passo, un po' come fa Antonio Conte. E chissà che diciamo questa amicizia non porti a una partita comunque inizialmente un po' bloccata, al di là della qualità del Napoli superiore, quindi è chiaro che dovranno inventarsi qualcosa di innovativo per sorprendere l'avversario, l'amico sull'altra panchina. Sì, è vero, incuriosisce anche un altro fatto proprio per questo, no? Quando parliamo di due allenatori che forse si devono inventare qualcosa di diverso, sono due allenatori forse nelle loro esperienze precedenti etichettati un po' ingenerosamente come un po' dei talebani tattici, no? Cioè che sposano un modulo e portano avanti quello. Invece Conte ci sta dimostrando, con l'inserimento di McTominay, con l'utilizzo che ne sta facendo, di adattarsi, no? Al Napoli, di essersi adattato al Napoli, di aver capito il Napoli. D'Aversa lo stesso, lui ha sempre utilizzato il 4-3-3, sempre la difesa a 4, è partito in ritiro utilizzando la difesa a 4, poi ha capito che aveva gli uomini per la difesa a 3 e adesso gioca con la difesa a 3, con un modulo molto simile a quello anche del Napoli, quindi con due esterni molto generosi. Ecco, io penso che sarà fondamentale, visto anche la forza dell'Empoli in difesa, sarà fondamentale per il Napoli trovare forza in chi entrerà negli ultimi 20-15 minuti. Ecco, secondo me quello potrebbe essere il fattore. Chissà che l'assist ieri di Raspadori con la nazionale, per dire, non possa anticiparci un qualcosa. Ecco, secondo me quella sarà un po' la fase più caldo e decisiva, ecco.
Infatti ti aspetti, a proposito proprio di Raspadori, facciamo un piccolo focus sul calciatore, non trova spazio a Napoli, in nazionale ha offerto un'ottima prestazione, ti aspetti che possa avere più spazio nel prosieguo del campionato, ovviamente considerando che c'è un Lukaku inamovibile, che tra l'altro poi il suo ruolo non sarebbe neanche quello proprio di centravanti puro, purissimo. Esatto, sì, io sono abbastanza convinto di questo, personalmente stravedo per Raspadori, nel senso che è un giocatore che ha le caratteristiche necessarie per giocare ovunque là davanti. Ora il Napoli di Conte ha trovato ormai un aspetto molto offensivo, perché in pratica con questo McTominay così avanzato a fianco di Lukaku attacca almeno con quattro uomini. Ecco, è vero che Napoli non ha le coppe, però secondo me Raspadori, con le caratteristiche create, con giocatori brevi linea, quindi che può tranquillamente sposarsi sia con Lukaku sia con McTominay, che sono più muscolosi, più di statura, io sono quasi sicuro che possa trovare spazio. Secondo me guarda, mi sbilancio anche, potrebbe essere il giocatore un po' la rivelazione più dolce, ecco, da aspettarsi in questo Napoli da qui in avanti. Simone, grazie per il tuo intervento. Grazie davvero, Simone. E ancora complimenti all'intervista. Grazie al collega Simone Golia del Corriere della Sera. Moltissimi messaggi sul discorso di Kvaratskhelia, no? Io ce l'ho su FC25, i parametri sono ingiusti, merita di più. Vabbè, qua parliamo di videogiochi, però. Però c'è anche chi dice: purtroppo le critiche a Kvara sono coerenti con il disegno del tifoso napoletano medio, che non sa di calcio ma vive esclusivamente di emozioni e che quindi riesce ad essere sereno solo quando riceve del fumo negli occhi, insomma. Quindi c'è chi chiaramente lo difende a spada tratta, chi invece dice: ha dimenticato anche come si salta l'uomo, il tempo sarà galantuomo. Sicuramente contro il Como qualche errore il tempo sarà galantuomo, scusa, in forse che senso? Per manifestare, per rendere evidente anche a noi che lo difendiamo, ma dai, che ma se contro il Napoli non lo so, non ti piace, ma non capisco questa posizione. Messaggio vocale. Cari amici di Radio Marte, buongiorno, vi faccio una domanda: ma non vi sembra un tantino prematuro parlare di mercato quando mancano 3 mesi al mercato invernale? È passato poco più di un mese dalla chiusura di quello estivo e adesso siamo primi in classifica e stiamo acquisendo certezze una dietro l'altro, dietro l'altra. A mio avviso, parlando e continuando a sostenere tesi, ipotesi di mercato, questo va, questo via, Kvaratskhelia resta, Kvaratskhelia parte, non facciamo altro che inasprire un ambiente che è già facilmente infiammabile. Un abbraccio a tutti e sempre forza Napoli. Caro amico, complimenti per il timbro di voce innanzitutto, ma poi l'amico Francesco che ha messo in evidenza l'idea che deve cedere il Napoli, deve cedere Kvaratskhelia. Noi non siamo d'accordo in generale. No, assolutamente no. Poi ancora, ma non credo sarebbe d'accordo neanche Conte, che ha fatto di tutto per recuperare il rapporto tra Kvaratskhelia e il Napoli, che ha voluto trattenerlo praticamente quasi a forza, quasi fisicamente, bloccandolo quasi fisicamente, quindi non credo proprio che lo cederebbe poi a gennaio nel pieno di una stagione che potrebbe essere molto importante, no? Non è in discussione il talento, ma non è un campione quest'altro amico. Poi ancora un messaggio vocale, non so se su questo argomento, ascoltiamo. Buongiorno, forza Napoli da Antonio. Allora, Kvaratskhelia è indiscutibilmente un talento, uno dei maggiori talenti sul panorama calcistico attuale. Ciò che fa di un talento un campione è la personalità, e lui ancora difetta qualcosa. Però parlare di stagione normale di quest'anno di Kvaratskhelia, che già sta a 3 gol mi pare e un paio di assist a 7 partite, sembra un tantino riduttivo. Quest'anno potrebbe migliorare anche in personalità, e allora ci troveremo di fronte a un campione. Ciao e forza Napoli. Ecco, questa analisi a me sembra molto ma molto giusta, io la condivido totalmente. È vero che ci sono dei momenti in cui a me pare, guardando ovviamente da casa o dallo stadio, pare che si intestardisca un po' ad andare troppo vicino alla porta ed andare magari lui in gol. Qualche volta magari un po' più di generosità, che era tra l'altro una delle critiche che gli rivolgeva Spalletti quando Kvaratskhelia esordì col Napoli, ed era straripante. Quindi noi diciamo ma Spalletti lo critica, in realtà aveva notato questa tendenza. Il tempo sarà galantuomo sul suo vero valore, lo siamo d'accordo, caro amico, sicuramente è così. E poi chiudiamo, andiamo in pubblicità, tra un po' parliamo ancora di Empoli, Napoli, non solo. Volevo chiedere a Sarnataro se si sente più il collega di una novellaria d'amico
o di una nuova diletta Leotta. Dare la risposta Manuela giusta, Castelli. Puoi recuperare il rapporto con la Castelli, perché un rapporto non lo può recuperare mai più, assolutamente, compromesso. Sì, Dario. Allora non rispondo. No, pubblicità, devi rispondere adesso. Pubblicità, pubblicità. Guarda. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Ok, d'accordo, rispondo. Assomiglia più all'area d'amico, ma perché è bruna, non per altro. Andiamo al telefono. In questo momento colui che ci ascolta dice: ma che stanno facendo questi due? Veramente, non si doveva parlare di calcio del moltissimo. Napoli. Meno male che è un amico. Perché è una domanda, serio. Una domanda, sì. La Castella assomiglia più, è la nuova Ilaria d'amico o la nuova diletta Leotto? Ilaria d'amico perché è bruna. Mirko Alemme, buongiorno, Diario Asse. Ciao Mirko, abbi pazienza. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ma si deve sorridere, il Napoli è primo, certo, la Botteca forse probabilmente quasi certamente salterà Empoli, però insomma il Napoli si torna a vedere calcio un po' più vero della Nations League, anche se non mi è dispiaciuta l'Italia con Israele. Caro Mirko, perché la gara di Empoli potrebbe aprire nuovi scenari, potrebbe dare al Napoli la possibilità di una mini fuga, perché poi ci sono Roma-Juventus, Roma-Inter, sì. Juventus-Lazio, poi Inter-Juventus, però insomma l'Empoli è squadra e con le grandi ha fatto molto bene sin qui, con l'Inter, con la Roma in particolare, con la Lazio anche, nonostante la sconfitta. Sì, la classica gara trappola, che non va sottovalutata, perché le grandi sfide si preparano da sole, il vecchio adagio del calcio che è sempre valido, e invece insomma, queste partite tutti hanno in testa che il Napoli abbia già 3 punti in tasca, non è mai così, bisogna giocarle, bisogna giocarle bene. Il Bologna ha fermato la Roma, ha battuto la Roma fuori casa, ha fermato la Juventus a casa sua, la Castellani, ha pareggiato con Bologna, ha pareggiato con la Fiorentina, era una delle poche squadre battute in Europa fino all'ultima giornata con la Lazio, che è caduto per la prima volta in campionato, quindi squadra seria, squadra tra le sorprese di questa bella stagione, quindi assolutamente bisogna restare più che vigili. E tra l'altro ci sono dei precedenti che non sorridono né a Conte né al Napoli, perché Conte ha vinto tra Serie B e Serie A mai contro l'Empoli al Castellani, due pareggi e due sconfitte per lui, mentre il Napoli contro l'Empoli ha riportato solo due vittorie al Castellani nell'epoca di Sarri e di Spalletti, quindi una squadra temibile da non sottovalutare. Che partita ti aspetti dal punto di vista tattico, Mirko? Ma è una gara nella quale comunque il Napoli continuerà a mostrare il canovaccio mostrato finora, nel senso una squadra che sa imporre il proprio gioco in alcuni momenti, ma che saprà anche soffrire, perché l'Empoli è una squadra che viene a giocare, che non fa solo, anzi non fa per niente solo catenaccio, anzi la squadra che gioca anche bene. Sì. Quindi mi aspetto comunque una gara con più facce, con più momenti, non un monologo del Napoli, ecco, in questo senso. Però il Napoli ha dimostrato col Monza, per esempio, che è una squadra, e non solo col Monza, è una squadra che quando anche c'è da restare dietro, da far rimbalzare l'avversario sul muro che vai a creare, lo sa fare benissimo. Quindi è vero, intanto non essere fiduciosi, però è che sei da sottovalutare l'avversario. Allora, questo amico scrive, Raffaele, un messaggio su Kvaratskhelia, un messaggio di qualche mezz'ora fa circa, ma un po' diviso i nostri ascoltatori, caro Mirko, sulle qualità reali di Kvaratskhelia. Questo amico scrive: purtroppo a Napoli non abbiamo mezze misure con le terminologie, o fa per oppure Messi. La realtà è che Kvara è un semi-top, un gradino sotto i top mondiali, ed è anche oggettivo che un po' c'è l'uso, visto il giro d'andata del primo anno in Italia, venendo paragonato pure a George Best. Quel Kvara non l'abbiamo visto più, ma resta fortissimo. Per me è fortissimo, e non lasciamo perdere i paragoni. Per Mirko? Per me è fortissimo, ha 23 anni, quindi ancora margine di miglioramento. Parliamo di un giocatore che ha fatto 28 gol, 28 assist in 97 presenze, quindi praticamente ogni due partite ha fatto un gol o un assist più o meno, anzi qualcosa in meno, perché 28 va oltre 100, quindi meno di due partite per ancora scalare con la media della Napoli ha fatto un gol o un assist. Ditemi voi che poi è chiaro che sì. No. Poi è chiaro che se non gioca bene. Anche Mbappé al Real Madrid in alcuni momenti fa fatica. Non è che deve decidere tutte le partite. Poi magari, ecco, vista anche la giovane età, quando le cose non gli riescono subito, magari qualche volta
si incaponisce, esatto. Cerca la giocata personale, però è anche vero che poi molte volte delle risolve le partite questa giocata personale, quindi Mirko, considerando gli indisponibili o quelli che potenzialmente non saranno a disposizione di Conte, mi riferisco a Lobotka e a Meret, poi c'è un dubbio di formazione che riguarda proprio Spinazzola Olivera. Olivera tornerà proprio all'ultimo a ridosso della partita contro l'Empoli, cioè avrà a disposizione pochi allenamenti. Ti aspetti che Conte possa lanciare dal primo proprio Spinazzola? Se c'è un momento per farlo è questo, visto che è rimasto durante la sosta tranquillo, non ha fatto viaggi, ha lavorato, immagino che abbia ulteriormente migliorato la condizione fisica. Olivera, insomma, visto la sosta che ha vissuto, potrebbe anche fargli bene, no? Un attimo rifiatare e magari entrare a gara in corso, perché poi Spinazzola le doti le conosciamo. Mancava un po' di continuità dal punto di vista fisico, reggere 90 minuti, magari ecco 20 minuti Olivera può farli, potrebbe essere questa una soluzione. Teniamo tutti il responso di esame ai quali si sottoporrà tra stasera e più domani Lobotka. Dalla Slovacchia arrivano notizie di un problema al tendine, a noi ci risulta invece un problema al flessore, però comunque insomma vedremo quando sarà qui. Non dovrebbe essere niente di grave, arriva dalla Slovacchia, da fonti slovacche vicine al calciatore, questa diciamo sensazione, perché prima degli esami non è possibile capirlo. È chiaro che diciamo che io rinuncerei alla Bottega non più di Empoli e Lecce, perché poi Milan, Atalanta e Inter vogliamo il Napoli con la Bottega in campo, no? Siamo un po' tutti d'accordo, Mirko, credo. No, sì, Napoli, la Bottega è un perno di questa squadra, non solo le parole di Fabregas o di Xavi, insomma tutti gli allenatori che lo ammirano, che lo invidiano, un giocatore che ha fatto la storia del Napoli, che ha vinto a Napoli, non è mai scontato, e che sta diventando anche più forte in fase di non possesso rispetto al passato, secondo me ancora più decisivo, quindi speriamo ci sia. Però ecco, onestamente per la prima volta negli ultimi anni Napoli ha un ricambio di grande livello come Gilmour, che ha caratteristiche diverse, magari cerca un po' più la verticalizzazione, che ti dà cose diverse, però ce l'hai, e quindi magari ecco, a prescindere fare stare tranquillo Lobotka, che comunque ha giocato anche in nazionale, partire con Gilmour, così lo vediamo, che è un giocatore che sinceramente mi è piaciuto in quello che abbiamo visto, e soprattutto non corriamo rischi, non correrei rischi con Lobotka, che deve star bene, se non è al 100% lo lasciamo tranquillo. Direi che siamo d'accordo con te, Mirko. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Ti seguiamo su Diario Assi, ovviamente su tutte le tue infinite collaborazioni meritatissime, tra l'altro. Assolutamente. Ciao, Mirko, grazie. Un abbraccio forte. Grazie a Mirko Calemme, davvero. E abbracciamo anche un amico, un grande esperto di calcio, un grandissimo commentatore, ma è soprattutto un grande allenatore all'Istria in questo momento ancora, dopo l'anno scorso. Sì. Paolo Tramezzani. Ciao, Paolo, buongiorno. Ciao, Dario, buongiorno a tutti. Tu lo sai che hai un futuro passato da opinionista di grandissimo livello, del resto la Rai lo è, quindi. Però siamo contenti che tu sia in campo dove meriti. Grazie. Come allenatore. Allora, com'è questa Empoli-Napoli? Andiamo subito al sodo di sabato, perché di domenica, perché il Napoli, ripeto ancora una volta, a Empoli e poi Lecce in casa, nel frattempo Juve-Lazio, Roma-Inter e poi Inter-Juve, è un'occasione, potrebbe esserlo. Sì, con va presa e va secondo me preparata, ma sotto questo punto di vista non ho alcun dubbio, nel migliore dei modi, perché non sarà una partita facile, ne sono sicuro, ne sono convinto. La pausa delle nazionali vi portano ad avere via diversi giocatori che arrivano all'ultimo, ma io sono convinto che Antonio poi è molto bravo in questo, anche ti basta una seduta anche didattica, un video magari in più per preparare bene la gara, studiare l'avversario e mettere in campo il miglior Napoli possibile. Certo che il Napoli in questo momento deve andare a giocare a Empoli con questa personalità, con questo entusiasmo, con questa consapevolezza di essere oggi superiore. Direi di sì. Detto questo, mister Tramezzani, il Napoli è atteso da un ciclo veramente molto molto impegnativo dopo l'Empoli e dopo il Lecce. Quanto conta anche a livello di morale, di sicurezza in se stessi, di consapevolezza, provare a vincere entrambe queste partite pur non essendo il risultato assolutamente scontato? Credo che sia fondamentale, perché aumenterebbe l'autostima, continuerebbe il percorso, l'entusiasmo, i giocatori si convincono, seguono ancora di più l'allenatore,
l'ambiente si compatta, quando le cose vanno bene, davvero è tutto diverso, ecco. Quello che dico, quello che sta costruendo Antonio va al di là del risultato, dell'ottima partenza iniziale, sta costruendo qualcosa con delle fondamenta solide. Quando costruisci e devi andare sottoterra per mettere le basi, e io credo che Antonio abbia oggi veramente fatto un lavoro straordinario, coinvolgendo tutti i giocatori, rilanciando anche alcuni giocatori che magari nella passata stagione per vari motivi, ecco, non sono stati all'altezza, non si sono ripetuti secondo me su quelli che sono i livelli standard. È l'ultimo esempio di Lorenzo ieri sera, no? Sì, capitano della nazionale, due gol, sono tutti piccoli segnali, però tanti piccoli segnali poi alla fine fanno la differenza, quindi queste due partite secondo me sono una buona occasione per rimanere lì in alto. La prestazione è molto buona, molto positiva anche di Raspadori ieri in nazionale con Spalletti contro Israele. Può mettere in discussione qualche, non dico le gerarchie, però qualche piano tattico di Conte, oppure Raspadori troverà sempre uno spazio così piccolo, così esiguo nel Napoli? Ma io credo che Raspadori sia un giocatore di Antonio Conte per le caratteristiche che ha, per la velocità, per la rapidità, l'esecuzione, è molto bravo in area di rigore e poi è un giocatore che si sacrifica molto in fase di non possesso palla quando non fanno gli avversari, e quindi io sono convinto che tornerà molto utile durante la stagione. Paolo, prima di salutarti ricordiamo con l'Istria campionato croato, sei a metà classifica, sono Valderrato, quindi un buon inizio immagino, sì, sin qui per noi, sì, siamo sicuramente in linea, sì, appunto, assolutamente. Ti chiedo dell'Inter, della tua Inter, se tua, perché sì, ci hai giocato ovviamente, se resta la squadra da battere, se vedi nella tua griglia personale il Napoli in che posizione, se dopo l'Inter o anche dopo la Juventus e il Milan per esempio. Inter la squadra da battere, sì, Inter la più completa, la più solida, la più forte, cambiano e quando cambiano comunque riescono sempre a migliorare la rosa, mantengono i giocatori più importanti, quindi credo che l'Inter abbia tutto per confermarsi e ripetersi in Italia e anche in Champions. Detto questo, poi io sono un allenatore che, se mi dici giochi una volta a settimana o giochi ogni tre giorni, preferisco giocare ogni tre giorni, certo. Però è indubbio il fatto che Napoli ha più possibilità di preparare meglio le partite, ha più opportunità di studiare l'avversario, di arrivare pronto ogni gara, ecco, perché io sono convinto che i tanti impegni che avrà l'Inter quest'anno in qualche modo potrebbe condizionare il cammino in qualche competizione, quindi se devo dare un piccolo vantaggio al Napoli lo do sotto questo punto di vista qui, però l'Inter è la squadra più forte. Paolo, tra l'altro non so se hai sentito Giovanni Manna, ricordiamo Tramezzani ha lavorato a Lugano con il DS attuale del Napoli, e ti chiedo anche al volo se il Napoli è coperto sulla fascia sinistra, che ha tutto pertinenza, ricordiamo Tramezzani esterno sinistro, terzino sinistro, perché si parla di Chilwell del Chelsea, dall'Inghilterra danno il Napoli su questo calciatore, il Napoli ricordiamo lì a Oliveira e Spinazzola. Sì, però sai, se giochi a 4 secondo me magari ti manca qualcosa. Te l'aspettavi questo cambio di modulo di Conte? Faccio una domanda e una domanda nel frattempo. Non subito, perché il 3-4-2 iniziale secondo me è molto affidabile per come vuole giocare Antonio ed è perfetto soprattutto per i giocatori che ha a disposizione. È altresì vero che giocando a 4 magari qualcosa ti manca, perché giocando a 4 cambia l'interpretazione del ruolo. Quindi se ci fosse l'opportunità di andare su profili su questo tipo di giocatori, io credo che Napoli potrebbe fare un bello step in avanti. Va bene, va bene. Rimane caro Paolo, bene. Grazie per il tuo intervento. Grazie, in bocca al lupo. Piacere, buona continuazione. Grazie a voi. In bocca al lupo, prossima partita con l'Istria. Grazie a Paolo Tramezzani. Siamo in chiusura questa sera 20:21. Scusate. È volata Dario. Allora ci sono diversi nostri amici, sì, prego, ascoltatori, prego, che ci hanno detto Dario è molto più triste quando tu non sei in co-conduzione con lui. Ma assolutamente non è così, ecco. Sono certamente felice, euforico quando c'è la Castelli insieme. Non avete idea delle due ore precedenti No, non avete idea voi, vabbè, poi ne parliamo qualche altra volta. 20:21, Francesco Marciano, arrivano Timo e Gigio con sulle mani, grazie a Emanuela Castelli. Grazie a Dario Sarnataro, felicissimo quest'oggi, anche domani, anche dopodomani. Grazie a Gigi già. Soriani, che è felice perché ha bevuto il caffè, suppongo. Sicuramente sì, uno dei 35 che beve ogni giorno. Sì. Buon pomeriggio a tutti, ciao! Ciao!